buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina a colazione con noi c'è Berardo Rabuffo, consigliere comunale di Teramo della Lega, dunque consigliere di opposizione. Buongiorno Rabuffo, ben ritrovato, come sta? Bene, bene, bene. Un buon periodo. È un buon periodo, si vede dal sorriso che ha. Allora, con il consigliere Rabuffo ovviamente tratteremo diversi argomenti. Come consigliere di opposizione è molto attivo, per chi non se lo ricordasse, insomma, ma lo conoscono più o meno tutti, è stato un amministratore, è stato anche assessore, dunque ha anche dei cavalli di battaglia che porta avanti da quando amministrava con una giunta di centrodestra. In questo momento in particolare si sta occupando soprattutto dei luoghi, della cultura, ovviamente ha a cuore il Borsacchio, perché quando lui era consigliere regionale la legge che istituiva la riserva l'ultima legge porta la sua firma. Però prima di parlare di questi ed altri argomenti diamo uno sguardo ai giornali, al Messaggero. Sono tante le notizie, ovviamente molte di carattere elettorale, perché si vota alla regione, ma c'è una notizia che la colpisce particolarmente perché si parla di una persona molto vicina alla sua famiglia, a Pescara, l'addio a Raffaele Delfino, l'uomo che cambiò la destra. L'ex parlamentare è morto al Gemelli di Roma alla soglia dei 93 anni, una vita da anticomunista. Non è un segreto, insomma, che la sua famiglia è una famiglia famiglia di destra, Messina, e l'onorevole Delfino era molto amico di mio padre, quindi ho avuto modo di conoscerlo, anzi ho apprezzato e mi commosse il fatto che lui venne al funerale di mio padre nel 2017, malgrado fosse anche con un'età avanzata, ma era lucidissimo e stava benissimo, quindi mi dispiace, ricordo il periodo in cui lui era il referente del movimento sociale in Abruzzo. E dopo al posto suo entrò l'onorevole Sospiri, prima c'era Delfino, e me lo ricordo come oratore, ricordo dei comizi bellissimi, un episodio ad Atri in cui non c'era la disponibilità del palco, poi una famiglia ci fece accomodare nel balcone e dal balcone l'onorevole fece un comizio, ma io rimasi incantato perché era un oratore ad alti livelli, e quindi è un periodo in cui i politici avevano molto da dire, lui era farmacista e quindi una persona di spessore, è stato nel consiglio di amministrazione della RAI, è stato giudice alla Corte dei Conti, ha scritto dei libri, scrisse pure un libro sulla storia della destra in Abruzzo e menzionò immeritatamente anche me, mio padre e la nostra famiglia all'interno della destra o delle destre, che poi fu anche un anticipatore dei tempi e un innovatore, perché con Democrazia Nazionale in fondo fece quello che si sta facendo adesso, una destra moderata, una destra in grado di essere forza di governo. E c'è una notizia, anche questa, insomma, vorrei che lei commentasse, perché lei non è un politico di professione ma fa l'insegnante, è un professore. C'è un episodio brutto che si è verificato a Pescara, picchiato per un voto basso, siamo prof in prima linea, alberghiero, il docente colpito da un ragazzo, riassume la difficile condizione della categoria, ci si riconosce nelle difficoltà, insomma, della categoria. Ma io devo dire, mi ritengo già un po' fortunato perché io insegno in un liceo, quindi forse dico sempre anche ai miei colleghi, è più facile perché con la situazione attuale in cui c'è un obbligo di studio e quindi di arrivare a 16 anni spesso hai di fronte anche un pubblico scolastico che non è così interessato alle lezioni, però tutti noi dobbiamo impegnarci per avere quell'autorevolezza che i ragazzi riconoscono, perché io trovo tanti ex allievi, l'ultimo mi ha telefonato ieri a cui ho insegnato a Roseto e appunto mi ricordava con piacere. Era con un altro amico comune, stavano parlando di me, quindi mi hanno chiamato. Diciamo, bisogna costruire un rapporto, perché i ragazzi hanno bisogno anche di persone autorevoli con cui confrontarsi e in cui poi ritrovarsi. Rimpiangono anche quella fase della scuola in cui avevano quella certezza. Noi dobbiamo cercare di impersonare questo anche come docenti, credo. C'è una notizia che insomma colpisce, scomparsa la panchina rossa in Piazza Martiri, lei se lo ricorderà, sì. È stata posizionata in Piazza Martiri della Libertà dai pensionati della CISL, proprio insomma per ricordare i femminicidi e soprattutto per un momento di riflessione per le persone che poi ci si seguono. Stamattina ho letto però su certa stampa che la panchina è stata ritrovata vicino allo stadio, posizionata lì da qualcuno, comunque sicuramente
sicuramente un atto vandalico, chiamiamolo così, perché spostare vandalico una panchina anche per quello che rappresenta questo, però ci dà la misura di come la città non sia sorvegliata, non sia controllata di notte. Ecco, io vorrei che si investisse un po' di più sulle forze dell'ordine, perché ritengo che siano veramente insufficienti e spesso c'è soltanto una volante che presidia tutta la provincia. Anche perché, insomma, comunque spostare una panchina, a meno che non qualcuno c'è entrato con un mezzo, dubito, perché insomma se qualcuno l'avesse rubata, voglio dire, magari ci entri con un mezzo, scappi, prima o poi ti ritrova, ma secondo me è probabilmente una bravata, per cui chi l'ha presa e l'ha trasportata fino allo stadio ci vuole un po' di tempo, cioè, magari non ci si rende conto del gesto, però è sempre qualcosa di negativo da un punto di vista civico, insomma non è possibile, è il senso civico che comincia a mancare un po' troppo. E veniamo ai luoghi della cultura con una notizia che leggiamo proprio sul Messaggero: teatro chiuso per 2 anni, il Maestro De Battistis, ora una tenso struttura. Si stanno svolgendo i lavori al teatro comunale, il teatro è chiuso, però non c'è ancora una struttura alternativa per ad esempio la stagione teatrale, ma non solo, insomma. Io credo che il maestro Umberto De Battistis abbia posto proprio l'accento sulla cosa più importante, cioè ora una tenso struttura. Qual è il problema? Che bisogna programmarli gli interventi, non si può smantellare il teatro comunale, chiudere sempre per lavori il Castello della Monica. Io ho fatto anche degli interventi sul Museo del Gatto, su Casa Urbani, che adesso vanno anche in ristrutturazione, è chiusa l'anti Torre Bruciata, è chiuso la il museo. Torre Bruciata però è chiusa da tanto tempo. È chiusa da tanto tempo, è chiuso anche il museo del Leone, Savini, quindi il mosaico del Leone, è chiusa la sala San anche Carlo, il mosaico all'ex del Leone tribunale, è chiuso da tanto tempo. È chiuso anche la sala San Carlo, insomma, e quindi noi siamo ad un punto che non vado avanti nell'elenco, è chiuso, non so, anche l'Ipogeo, che poteva rappresentare una valida alternativa. Bisogna anche programmare che cosa accadrà nel frattempo, quindi fare questi interventi che sono dovuti e che noi auspichiamo e siamo d'accordo, perché è inutile fare polemica per dire si sta aggiustando, si sta lavorando, però nel frattempo De Battistis dice facciamo una tenso struttura, ma qualcosa, o non chiudere tutto contemporaneamente o una programmazione, secondo me è doverosa farlo, altrimenti nei prossimi 2-3 anni non ci saranno luoghi per la cultura a Teramo. Noi al Convitto Nazionale abbiamo l'Aula Magna, che spesso viene utilizzata, da sempre, adesso abbiamo modificato anche il regolamento. Però certo, la vostra Aula Magna non è, per esempio, credo, sono 100 posti a uno spettacolo teatrale, certo, nazionale, insomma, però per dire, rimane uno degli ultimi spazi, sì, della cultura poi a Teramo. Poi c'è la Pinacoteca aperta, ma la Pinacoteca non... No, perché poi è espositiva, insomma, non puoi fare un'iniziativa con degli spazi per ricevere più persone. L'università sta ospitando. Però l'università poi soffre del problema del collegamento, quindi dovresti fare anche un bus navetta in concomitanza con questi eventi. Gli amministratori, il sindaco e l'assessore Filipponi hanno detto che hanno sul tavolo, insomma, delle idee per l'alternativa al teatro comunale, e forse potrebbe essere realizzata al Parco della Scienza. Ma queste idee è bene che andassero esplicitate, perché a me mi sembra che si vada avanti senza programmazione, perché lui ha detto faremo un censimento, rispondendo anche alla mia interrogazione, vedremo, ma le cose vanno viste prima e potremmo dare un contributo positivo anche noi dell'opposizione, quindi serve una programmazione e bisogna capire cosa avverrà nel frattempo, nel mentre in cui tutti quanti questi luoghi della cultura risultano chiusi o inutilizzabili. Lei che proposta avrebbe? Secondo lei quale potrebbe essere la soluzione in attesa della repressione del teatro comunale? Secondo me va reperita una struttura, anche come dice De Battistis, perché non pensare a una tenso struttura come hanno fatto anche il teatro tenda, ma sempre in un luogo centrale, potrebbe essere messo, non so, negli spazi vicini retrostanti la stazione, potrebbe essere messa in un luogo sempre centrale, si potrebbe anche, ma questo servito, andava programmato pure, sì, servito, utilizzabile dai mezzi pubblici, utilizzabile anche a piedi, avere quindi uno spazio da utilizzare in questi momenti, oppure riutilizzare qualche sala.
bisognerebbe programmarlo. Adesso non è che lo voglio dire in maniera estemporanea, però se uno pensa, questo si ristruttura nel frattempo per 3 anni, perché poi spesso le cose si allungano anche, saranno utilizzati questi altri spazi. Comunque entro il 2026, ma sono 2 anni. Abbiamo importanti associazioni musicali, importanti associazioni teatrali, insomma i concerti, le rappresentazioni, dove verranno fatte. Teramo chiuderà del tutto, no? Poi l'altro argomento, lo diciamo in apertura, è il borsacchio. Dicevamo che è stato che l'ultima legge sulla riserva del borsacchio, l'ultima legge regionale, porta proprio la sua firma, sì, di quando era consigliere regionale. Sì, diciamo l'ultima prima del recente cambiamento. Lei è ovviamente della parte politica di Marsiglio, ma è d'accordo sulla... Cioè, non le sembra un po' troppo piccola adesso quest'area? Il problema non è piccolo-grande, perché... diciamo che non si riesce a fare un confronto sereno sul borsacchio. Ora la destra è pienamente convinta, quindi tutto il centrodestra crede che questa zona meriti una tutela. Io credo che sia importantissimo e l'ho sempre apprezzata, anche perché il mare è sempre stata una mia passione, anche con un guscio di noce io vado sempre per mare, ho la patente nautica, a me piace. Con un guscio di noce la vedo dura andare per mare. Vabbè, però anche una barchettina senza troppe pretese, anche affittandola ho girato tanti posti. Piace il mare. A me piace, sì, vado per le isole, sono andato ai Caraibi, ho girato tanto la Croazia, la barca a vela, la patente nautica, a me piace. E dal mare la conosco da praticamente 35 anni, questa sua passione non me l'ha mai confessata. Ma com'è? Ti sfugge quella settimana in cui non ci sto, perché più di tanto non è. Sì, è vero. Magari me ne vado in giro. Scherzo, quindi io dal mare vedo, no? Ed è bellissimo vedere la zona del borsacchio, la Mazzarosa si chiamava prima, perché sì, è l'unica soluzione di continuità rispetto all'urbanizzazione che tu vedi su tutta la costa, da Martinsicuro fino a Pescara. Ecco, c'è una pausa verde, che è il borsacchio, che ha anche altre valenze naturalistiche, si pensi alla nidificazione del Fratino, si pensi anche alle deposizioni delle tartarughe, che si vedono anche molto di frequente per me, sì, devo dire. Bene, però, quindi siamo convinti però che merita. Però è nata male questa legge, perché praticamente è nata come un emendamento al bilancio. Invece istituire un parco, soprattutto in Abruzzo, che già è molto vincolato dai parchi, meriterebbe degli approfondimenti, delle commissioni, dei confronti con le amministrazioni locali. Invece credo si fu proprio Angelo Orlando all'epoca che istituì questa riserva in una norma finanziaria, coinvolgendo il comune di Giulianova e il comune di Roseto e tutta la fascia costiera. Quindi la mia legge cercò di salvaguardare, perché c'era il solito problema delle norme di salvaguardia, cioè mi spiego meglio, quando viene fatto un parco, in attesa del piano del parco, scattano le cosiddette norme di salvaguardia, che sono delle regole urbanistiche molto restrittive. Facciamo qualche esempio, perché se no magari per chi non conosce la materia non si riesce a capire bene che tipo di restrizioni, insomma, queste norme. Ma le norme sono sacrosante, sono sacrosante e previste dal legislatore da tanto tempo. Se io ho una struttura, una casa, un fabbricato all'interno di quest'area e lo voglio trasformare in un albergo, cosa non posso fare? Non puoi fare, ma puoi fare anche molto meno, quasi niente. Addirittura non puoi nemmeno piantare un albero in una struttura turistica che ha bisogno di mettere le palme, le washingtonie, altre essenze, perché non è un'essenza autoctona della zona, e quindi nemmeno piantare l'albero. Non dico se uno ha bisogno di mettere un però è vero anche che se lei ha firmato la legge credeva nella tutela dell'ambiente, perché questo è l'aspetto di chi ci vive, di chi allora ci lavora, io, sì. Però c'è l'aspetto ambientale che non è, a mio avviso, secondario. Nella mia legge si cercò quindi di creare, perché un parco deve avere una consistenza, non può essere una riserva regionale naturale protetta, come viene chiamata proprio questa perimetrazione esigua, perché ha bisogno di un respiro, devi poter intervenire. Però grazie al piano, il piano fa cessare le norme strategiche, le norme transitorie che sono così restrittive, e si chiama PAN, piano di assetto naturale
naturalistico. Questo piano uno può disciplinare anche l'uso di tante altre zone, l'uso agricolo, l'uso residenziale, puoi fare di tutto, anche l'uso di conservazione integrale su alcune zone specifiche che lo meritano. Solo che questa fase intermedia è durata a Roseto 18-19 anni. Il mio obiettivo fu quello di togliere la parte di Giulianova che era inserita nel piano soltanto per la parte più densamente popolata, che era l'Annunziata, e si doveva realizzare il nuovo depuratore che ambientalmente era molto più vantaggioso rispetto all'istituzione e non si poteva fare. Dunque, perché quella era una zona vincolata. Giulianova la togliemmo, togliemmo anche alcuni campeggi, alcune strutture turistiche che avevano bisogno delle piscine, avevano bisogno dei bagni, anche perché hanno una concorrenza che è internazionale con la Grecia, con la Jugoslavia. Se da noi sono bloccate per anni e non possono fare i bagni e non possono fare quella cosa orrenda che è la piscina, ma è normale in un campeggio, come fai? E quindi, non potendo intervenire sui PAN, furono estrapolate. Però nel frattempo poteva anche essere realizzato. Il PAN l'hanno fatto e l'hanno portato in discussione. Dopo la revisione dei consigli, ovviamente si sono sbrigati al comune a Roseto a cercare di approvarlo. Ecco, quindi io che cosa auspico? Quello che ha detto anche il centrodestra in provincia, cercare di sedersi. Perché ricordiamo che ieri c'è stato un consiglio provinciale straordinario proprio sul Borsato. Esatto. E poi non ha portato... Diciamo, l'obiettivo era questo, delle scelte. Abbattere gli steccati ideologici, confrontiamoci, perché tutti siamo convinti della grande valenza naturalistica e paesaggistica di quest'area, a cui va dato anche un entroterra, perché è bello vedere questa zona, non soltanto la parte della pianura vicino al mare, ma anche la prima quinta collinare totalmente libera da casa, e con il nostro bel paesaggio agricolo abruzzese fatto di filari di vigne, di seminativo, di ulivi. Lì c'è anche un ulivo ultrasecolare. Dunque, lei cosa si augura? Perché per il momento quella è, quella rimane. Mi auguro che nella prossima legislatura regionale si possa riuscire a trovare una sintesi e non fare ampliarla necessariamente alla prima quinta collinare, ma anche dietro. Io quando ho insegnato a Roseto passavo sempre dalla parte dietro, da Cologna, e mi piaceva tantissimo, perché la zona di Cologna ha un panorama, tu puoi vedere da un lato il Gran Sasso, dall'altro vedi, adesso ce lo vuole, l'Adriatico selvaggio di D'Annunzio, quando il mare è mosso, è bellissimo, oppure questo verde in alcune giorni. Quindi merita lì una tutela, è un punto bello dell'Abruzzo e andrebbe non solo tutelato, però uniamo sempre la parola valorizzazione alla tutela, perché devi disciplinare gli usi possibili. Lì i residenti, gli agricoltori della zona sono esasperati da 19 anni di niet e questo non è possibile. Comunque, rimettere le mani alla questione sicuramente merita che ci si torni. Allora, consiglio comunale, sì, è stato convocato il prossimo per... l'avremo uno il 6 marzo, mi sembra. Comunque, prima sono marzo, due consigli, sì. Uno che riguarderà dei regolamenti alla polizia rurale, al trasporto scolastico, alla reflessione scolastica, quindi delle variazioni di alcuni regolamenti. Questo è uno un po' tecnico. Sì, e un altro quello canonico del DUP, documento unico di programmazione, e poi il bilancio, quindi quelli classici. Però diciamo, al di là di questo, io mi lamentavo un po' del fatto che mi ritengo sottoutilizzato come consigliere comunale nell'amministrazione d'Alberto, perché questo sarà il primo consiglio ordinario che noi faremo da prima di Natale. Io ricordo quando sono stato nell'amministrazione attiva, anche come assessore, noi avevamo un'attività febbrile, veramente da stare male, ci vedevamo ogni lunedì, programmavamo, ogni assessore metteva in campo le sue iniziative e quindi dovevamo coinvolgere le commissioni, dovevamo coinvolgere i consiglieri. Qui abbiamo, niente, si è parlato di PUMS e adesso è stato archiviato perché in periodo elettorale è meglio non fare riferimento, forse secondo l'amministrazione, a queste tematiche. Ma questo è un suo parere. Scottanti, una mia illazione, diciamo. Però sai come si dice, no? Alle volte a pensare male ci s'azzecca. Dunque, secondo lei è un'amministrazione, è anche quella, però è una cosa di è immobile, è totalmente Franco Fracassa, immobile. Che è anche un consigliere di minoranza, utilizzò proprio questo termine, immobilismo. Sì, noi siamo proprio bloccati più che immobili, ma da un punto di vista progettuale e di programmazione.
perché dicevamo prima sulla cultura, tu devi programmare anche la fase dei lavori, non è che puoi chiudere tutto e non sapere dove fare. Ecco, questa visione della città, questa programmazione, questo voler bene alla nostra Teramo deve andare al di là degli enunciati, ma poi si deve tradurre in qualcosa di concreto. Che facciamo? Noi siamo assolutamente inutilizzati come consiglieri comunali, quindi revisione parziale di alcuni regolamenti, il consiglio sul bilancio, dopodiché sembra quasi esautorato, no? La parola, il consiglio consiglia, e se noi non ci riuniamo e non abbiamo modo, io malgrado ciò ho cercato di dare dei contributi, ecco, ho parlato della casa estiva del vescovo per esempio, questo è un tema che mi sta a cuore perché è uno degli ultimi edifici rimasti che è denso di storia e che va recuperato assolutamente. Vogliamo ricordare dove si trova? Casa del Vescovo si trova, molti non la conoscono perché dietro lo steccone di via Fonte Regina, che è stato ristrutturato, esatto, tra via Fonte Regina, piazza Donatori di Sangue, e si affaccia su via Guido II dall'altra parte. Sono posti molto importanti che vengono citati dei nostri libri di storia locale, del Palma, del Muzzi, cioè lì sostò nel 1514 la regina Giovanna prima di andare alla Madonna delle Grazie e poi entrare trionfalmente da Porta Reale, oggi Porta Madonna. E lì, 7 anni dopo, nel 1521, le truppe di Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona si fermarono e assistettero terrorizzati al miracolo della Vergine di San Berardo, che, come si narra, apparvero proprio da questo luogo. A 100 metri di distanza fu ritrovata la Venere Pudica, che viene conservata nei nostri musei. È un luogo importante, citato nella storia, quindi da un punto di vista storico fondamentale, ma anche architettonico, perché c'è un bel loggiato, c'è una bella finestra rinascimentale. Ora è totalmente abbandonato e se noi lo valorizziamo, oltre alla fontana di Picetta, come si chiama a Teramo, della famiglia Piercecchi si dice, praticamente sono i due elementi storici del territorio che si trova vicino alla stazione, anticamente chiamato Piane del Vescovo, era chiamato proprio per la presenza, sì, perché lì proprio c'era presenza dei territori del Vescovo e di questa casa estiva del Vescovo, che è poi estiva. Il vescovo si spostava di... Ma perché lì godeva, si diceva, era dell'aria di Magnanella, era fresca, si incanalava dalla valle del fiume, ma poi era utilizzata anche, siccome c'erano probabilmente anche delle campagne, e quindi certo, era gradevole. Adesso la vediamo come noi adesso, la vediamo immersa prima, nelle case, esatto, e soffocata dalle case, era, ma ricordiamo tutti i luoghi, campagna, anche sì, nella toponomastica si vede l'importanza dei luoghi, gli orti dell'acqua, via Guido II, via Fonte della Regina, ci ricordano tutta la nostra vecchia storia locale degli Aragona, della regina Giovanna, e quindi anche del vescovo Conte che reggeva queste zone. Dunque lei porterà avanti questa, mi piacerebbe questa proposta, vederla, di recuperare, devo dire, questa casa. Devo dire, ho trovato anche una corrispondenza, scusi, nell'amministrazione. Però è della... La proprietà non è comunale. Io credo in parte comunale sia comunale, adesso va accertata la proprietà. No, non è più della Curia, no. Va accertata bene la proprietà e credo sia utilizzata anche per alcune case comunali, forse c'è anche una parte comunale di proprietà privata. Comunque però l'amministrazione ha raccolto. Ha raccolto, ho trovato l'assessore molto interessato, e quindi mi ha detto di preparare una relazione che io sto scrivendo con tutti quanti questi dettagli che ho citato poco fa, perché dobbiamo richiedere un'ispezione alla soprintendenza e innanzitutto preservare un luogo importante da un punto di vista storico e architettonico. È particolare, anche perché devo dire che lei è la prima persona, insomma, sì, che propone in tanti anni di amministrazione. Consiglio di vederla perché passa un po'... Devo, sai, oggi ci passo perché sì, io stessa non mi sono resa conto bene, no, di dove, con un occhio ho accorto, capito dove si trova, ma non ho presente. Si può vedere bene anche da Guido II, da via Guido II, da sotto, quindi dove c'è quel muraglione di cemento armato. Oppure di sopra si può vedere bene questa finestra rinascimentale dietro che già ce la fa da fare. Ma ci sono le case popolari. No, bisogna vedere sotto piazza Donatori di Sangue. Ok.
via Longo, si accede in questa zona, questo edificio che merita, che cosa merita? Che venga tutelato, come il Borsacchio. Non è che noi siamo quelli rozzi della destra che vogliono abbattere, distruggere e cementare ogni cosa, no, però queste cose vanno fatte non in maniera ideologica, facendone un partito e erigendo uno steccato, un po' come abbiamo fatto anche col comune. Io ho proposto, l'amministrazione attiva per bocca dell'assessore all'urbanistica si è dimostrata intenzionata a raccogliere la proposta, e quindi io avrò la soddisfazione di vedere valorizzato, non solo tutelato, un bene che è della nostra storia, questo mi auguro. A proposito del Borsacchio, alla Regione Abruzzo, oltre al fatto, insomma, non solo gli ambientalisti, anche gli avversari politici hanno contestato questa scelta, proprio rigettandola completamente, non condividendola, però la Regione è stata contestata, la maggioranza, soprattutto per i metodi utilizzati, una legge approvata in piena notte, sostengono gli avversari politici, ma anche gli ambientalisti, in maniera guardi, nessuno più di me, vedere da nessuno, nessuno più di me può dire che questo è l'unico modo per intervenire su queste tematiche, perché allo stesso modo fu istituito, sì, e questo allo stesso modo l'ho dovuto modificare io in un emendamento di bilancio, sempre di notte, perché io avevo l'opposizione anche di Maurizio Acerbo, che fu veramente feroce in questo, anche se alla fine devo dire ebbi la meglio io, pure lui ci rimase molto male contro un politico di razza come non fu Acerbo, facile, non fu facile, anche perché fu l'unica legge non dichiarata anticostituzionale, perché fu osservata, quindi fu fatta con tutti i sacri crismi, ebbi dei validi consulenti che presi proprio per portarla a termine. Però su questo tema, voglio dire, non si può aprire un confronto sereno, perché io ci ho provato all'inizio, però poi l'opposizione era totale, cioè, no, non devi muovere che niente, sono nottetempo, si possono risolvere, non le riesci, non riesci a toccare, non riesci a fare una modifica anche sensata, ed ecco che poi si passa da un eccesso all'altro, o tutto o niente. Ma sediamoci intorno a un tavolo, facciamo le persone serie e mature e vediamo qual è la parte da valorizzare, e soprattutto non scarichiamo sui singoli privati, sugli agricoltori, su chi ci abita, su chi ha un'attività economica, il fatto poi di dover aspettare decenni per avere regolamentata questa situazione. Serve il piano del parco, ma serve subito. Allora, secondo me, visto che il comitato di gestione del parco, il piano del parco, le elezioni sono alle porte, io immagino, sono sicuro, come ha detto lei, se ne tornerà a parlare da un punto di vista di modifica o meno con la prossima legislatura regionale, per cui mancano 10, manca un mese scarso. Insomma, io auspico solo che si faccia un confronto sereno nel merito e non sugli steccati ideologici. Anche perché lei ci ha chiaramente detto, insomma, adesso così come adesso è un po' poco, ma immagino che sì, tanti altri amministratori politici di centrodestra la pensino come lei, insomma. Ecco, ma si dire, dall'altra parte della statale c'è quell'ulivo famosissimo e antichissimo, adesso più non sarebbe tutelato all'interno, esatto, ma anche a livello paesaggistico, che poi ecco, diciamo pure che il comune non è che ha bisogno del parco, perché nei piani urbanistici comunali puoi anche, parliamo del comune di Roseto, puoi anche tutelare e valorizzare, come io ho detto, di inserire all'interno del PUC redigendo di Teramo un vincolo sulla casa del vescovo, al pari dei vincoli che non la casa estiva del vescovo, al pari dei vincoli che abbiamo in centro sole. Quindi le norme sono tante, ma poi intervengono anche altre normative, l'ex decreto Galasso, la fascia di rispetto dai fiumi, non è che adesso sia tutto a dare questo valore sull'Abruzzo, che ormai è tutto tutelato dai parchi, quindi molto del regime dei territori nella tutela e nella valorizzazione spetta anche ai comuni. Tuttavia io credo che quella piccola zona meriti una riserva naturale regionale, lo merita proprio anche per la valenza paesaggistica, non ci sono case, questa una volta era tutta così la costa teramana, me lo raccontava mio suocero a Tortoreto, come era le canne che c'erano lungo la costa, non è tanto tempo fa, 60 anni fa, 70 anni fa, non è che
c'è chi lo può ricordare, insomma. Esatto, lo può ancora raccontare. Lo può ancora raccontare. Allora, noi ci salutiamo. Io oggi vado a vedere la casa estiva del Vescovo, vado a ritrovare. Va bene. Perché sono curiosa. Poi le e come me spero tanti teramani che magari non la conoscono, a volte, anzi sempre, queste proposte che partono dagli amministratori servono anche a far conoscere dei luoghi della città che per vari motivi, per una non conoscenza della storia passata, non abbiamo mai visto, non abbiamo mai considerato. Ma sì, io mi sono detto, spesso parliamo della Teramo scomparsa, c'è un elemento, almeno salvaguardiamo questo, è inutile rimpiangere quando la puoi operare. Scomparsa. Prima ci si faceva meno, c'era meno sensibilità. Sì, adesso c'è una sensibilità per fortuna in tal senso, per cui quello che si può recuperare, recuperiamolo. Grazie a Berardo Rabuffo, consigliere comunale di Teramo di opposizione. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno. Grazie a Rabuffo, grazie anche a voi per l'attenzione. Arrivederci.